Bene, buongiorno a tutti, grazie a tutti per essere qui. Io farò i saluti e i ringraziamenti alle tante autorità presenti e a tutti voi. Cominciamo ovviamente al nostro ospite che è il giudice costituzionale Giulio Prosperetti, che come sapete è stato eletto dal Parlamento nel 2015, e che è professore ordinario di diritto del lavoro e presso l'Università Tor Vergata di Roma, e che ha un lunghissimo curriculum come giurista ovviamente e come docente. Lo ringraziamo per la sua presenza e ringraziamo la Corte Costituzionale per questa bellissima iniziativa che si chiama Viaggio in Italia, un nome molto evocativo anche di una storia del nostro paese, no? di storia di viaggiatori, Goethe compreso peraltro. Questo viaggio in realtà si conclude qui per quest'anno, perché questo è il 40° appuntamento. Adesso poi le scuole finiranno e invece magari l'anno prossimo, il prossimo anno scolastico, la Corte, che ha fatto un accordo con il Ministero dell'Istruzione su questo, proseguirà a presentare quella che poi è una delle istituzioni più alte e più importanti della nostra Repubblica. E forse è un po' più defilata rispetto ad altre istituzioni di tipo politico, ma ha fatto la storia del nostro paese, seppure in modo giuridico, possiamo dire, no? E non politico. Quindi mi sembra una bellissima iniziativa per avvicinare le istituzioni ai cittadini e soprattutto ai ragazzi. Io penso che per una democrazia matura serva un doppio movimento, cioè le istituzioni devono avvicinarsi ai cittadini, ma anche i cittadini devono imparare a conoscere le istituzioni, a rispettarle e a collaborare con esse. Cioè le istituzioni devono fare la loro parte e i cittadini la loro. Questo fa del nostro paese una comunità. Gli ospiti che abbiamo sono molti, qua per testimonianza di come il territorio abbia accolto con grande favore questa iniziativa. Quindi saluto e ringrazio il prefetto Lucio Antonio Garufi, il prefetto della Spezia, il sindaco della Spezia, Pierluigi Bracchini, il presidente della provincia della Spezia, Giorgio Gozzani, il dirigente dell'ufficio scolastico territoriale Roberto Piccinini, che è qui anche in rappresentanza del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale della Liguria, il dottor Ernesto Pellecchia, che non ha potuto intervenire perché è impegnato a Genova per motivi istituzionali. Comunque apprezza moltissimo questa iniziativa e ti porta i suoi saluti. Salutiamo anche i rappresentanti dell'Arma dei Carabinieri, il comandante dell'Arma dei Carabinieri Gianluca Valerio e il comandante della Guardia di Finanza Massimo Benassi. Vorrei salutare ancora le persone interne, diciamo, alla scuola. Abbiamo con noi il Presidente del Consiglio d'Istituto, Alessandro Pagliani, in rappresentanza di tutta la scuola e anche della componente genitori, diciamo così. Ringrazio tutti gli insegnanti che sono in sala e in particolare vorrei ringraziare la professoressa, nonché avvocato, Aurora Minichini, che è la referente, come sapete, dell'area giuridica per la nostra scuola e che si è occupata di questo e di altri progetti che poi vi verranno presentati. Da ultimo vorrei ringraziare i nostri studenti. Volevo dire al giudice che abbiamo ragazzi di quarta e di quinta, quindi per lo più maggiorenni, della sede di Spezia e della sede di Levanto, e insieme a questi abbiamo i ragazzi che fanno parte del progetto Legalità, di cui avrete adesso conto da parte di una delle ragazze. Si dicono tante cose negative sui giovani e anche sui vecchi, quello che vediamo noi è che in realtà i ragazzi sono una grande risorsa. Forse saremo fortunati, però i ragazzi di questa scuola non solo sono dotati intellettualmente, si impegnano molto nello studio, ma hanno veramente grande passione per la conoscenza, sia nell'ambito delle scienze della natura, sia nell'ambito delle scienze dell'uomo. La prima cosa sarebbe ovvia, perché è uno scientifico, questo è un liceo scientifico. La seconda è meno ovvia, ma è molto molto sentita in questa scuola. Penso che i ragazzi faranno tesoro di questo incontro, delle sue parole, e la ringrazio molto di nuovo e grazie a tutti.
20 dicembre la relazione con l'Università LUIS e con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Buongiorno a tutti, sono Anna Ferroni della classe 4B. Quest'anno, come ha già detto mio compagno, abbiamo realizzato un progetto legalità in collaborazione con la LUIS e con il Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il progetto è nato da un protocollo d'intesa tra la LUIS, l'ANAC, il CSM e la DNA, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, per valorizzare il merito degli alunni e diffondere la cultura della legalità nelle scuole e soprattutto tra i giovanissimi. L'idea nasce dalla volontà di favorire lo scambio di principi e di condividere esperienze tra gli studenti universitari della LUIS e tra gli alunni delle scuole medie e superiori, nel motto dei giovani che parlano ai giovani di legalità. L'idea che ci hanno trasmesso in modo molto forte è che se ci si mantiene nella legalità si è sicuramente e con certezza premiati. Io personalmente ho partecipato insieme al mio compagno Giuseppe De Luca, che è lo speaker, insieme alla professoressa Aurora Minchini e al Tesile, all'incontro di presentazione di questo progetto che si è tenuto a Roma, nella sede principale dell'Università della LUIS. In questa occasione siamo stati sollecitati a pensare a alcune tematiche che fossero inerenti alla legalità, ma che avessero anche un legame e un collegamento con il nostro territorio. E vedo noi a Spezia, una città dove si trova un importante porto mercantile, dove sono numerosi i sequestri di merci contraffatte o importati illegalmente, è nata da subito l'idea di trattare l'argomento della tutela di marchi e brevetti e del conseguente aspetto della guerra contro la commercializzazione di merci contraffatte. E così all'interno della scuola sono stati scelti 23 studenti, dalla classe prima alla classe quarta, e abbiamo creato un gruppo di lavoro che ha partecipato agli incontri tenuti dagli studenti formatori della LUIS, dando vita a un vero e proprio, si possiamo dire, laboratorio della legalità. Durante i 4 incontri si è parlato inizialmente dei principi del nostro ordinamento giuridico e dei concetti fondamentali della cittadinanza attiva, come per esempio il diritto di voto, per poi passare alle argomentazioni più tecniche, come per esempio la normativa a tutela del marchio, del brevetto e del diritto d'autore, e la successiva parte sanzionatoria degli illeciti, come per esempio la contraffazione e la commercializzazione delle merci contraffatte stesse. Nel progetto abbiamo coinvolto anche l'Associazione Libera, i cui volontari vogliamo ringraziare perché ci hanno ospitato nella loro sede di Sarzana, che è un immobile che è stato sequestrato alla criminalità organizzata. I ragazzi di Libera ci hanno fornito dati che documentano che anche nel nostro territorio esistono realtà di criminalità organizzata e ci hanno dato anche gli strumenti per combattere il diffondersi dell'illegalità. Con i volontari di Libera abbiamo poi partecipato alla giornata dedicata alla lotta contro le mafie e ai seminari tenuti dai magistrati impegnati sul campo contro la criminalità organizzata. A completamento del nostro percorso di formazione tecnica, gli studenti della LUIS hanno poi affrontato gli aspetti relativi alla confisca dei beni nel campo penale e all'applicazione dell'articolo 41-bis. Giunto alla fine del percorso è arrivato il momento di pensare al nostro lavoro conclusivo. E devo dire da parte di tutti che non è stato per niente semplice pensare a un prodotto finale che fosse sì efficace ma anche originale. E così abbiamo avuto l'idea di raccontare una storia che fosse inerente alle tematiche della legalità, ma che allo stesso tempo fosse anche efficace e coerente con la realtà dei giovani. E quindi abbiamo realizzato un cortometraggio. Determinante della realizzazione di questo video è stato sicuramente il nostro videomaker di fiducia, Giulio Bellettini, che è oggi presente e che intendo ringraziare a nome di tutti i ragazzi che hanno partecipato al progetto, perché è stato paziente e si è dedicato con cura alla stesura della sceneggiatura e ci ha seguito come attore alle prime armi nelle riprese che sono durate circa 10 giorni. E adesso vi offriamo la presentazione del trailer del nostro cortometraggio con cui noi lo promuoviamo e anche una scena che noi riteniamo la più importante e fondamentale e che riassume il contenuto in maniera più efficace. Grazie e buona visione. Come fate a procurarvelo per rivenderla così poco? La contraffazione copre un mercato di circa 7 miliardi di euro. Fatti i fatti tuoi, hai capito?
La roba che vendiamo da dove viene? Che te ne frega a te? Qualcuno sarà invitato? Sei soltanto un vigliacco esattamente come loro! So solo che posso vestirmi bene senza spendere più soldi che i miei mi danno. Puoi mettere? Grazie, ciao. Quanto te li hanno fatti pagare? 30 euro. Solo 30 euro? Sì. Ehi, Anna. Cosa c'è? Guarda che, insomma, noi non facciamo nulla di male. Forse chi ci dà la roba non ci paga le tasse o non lo so, noi ce le mettiamo a venderle e ci danno una parte. È giusto per avere qualche... Hai mai provato a chiederti da dove proviene la roba che vendete? Ma perché dovrei? Non obbligo nessuno a comprarla. Gli occhiali che avete venduto ad Eleonora sono uguali ai miei, soltanto che io gli ho pagati 120 euro e lei soltanto 30. Lo capisci che qualcosa non va? Ok, sì, ma... O sono taroccati o sono rubati, te ne rendi conto? Ehi, Giuse, hai la camicia allora? Sì, sì. Piace. Guarda che bella. E non ti preoccupa il fatto che sia stata rubata? Rubata? Ma cosa? Ma dai, è anche imbustata. Ti sembra normale che tu l'abbia pagata così poco? So solo che posso vestirmi bene senza spendere tutti i soldi che i miei mi danno. Vuoi mettere? Ma poi figurati se è stata rubata. Al massimo è taroccata. Ma chi sei? Allora, la nostra costituzione. La nostra è una costituzione sociale, non è una costituzione liberale. Che significa? Che c'è un progetto dentro la nostra costituzione. Va bene, l'audio non si sente. Deve essere direzionale. Ma la nostra costituzione nasce da esperienze precedenti. C'è stata la Costituzione francese del 1848 e se andate a leggere, andate adesso con internet potete vedere tutto, no? Il preambolo alla Costituzione francese del 1848, trovate tutti, gran parte dei principi che poi sono consacrati nella nostra Carta Costituzionale. La differenza qual è? Che lì arriva un valore programmatico. Da noi hanno valore percettivo e proprio la presenza della Corte Costituzionale fa sì che questi principi vengano poi resi effettivi sul piano dell'ordinamento. La Costituzione più matura è quella della Repubblica di Weimar in Germania del 1919, anche se poi l'esito della crisi economica, sapete che poi ha portato a al nazismo, al partito regolarmente eletto di Hitler, eccetera. Ecco, la nostra Costituzione, nel prevedere la Corte Costituzionale, fa sì anche che la Repubblica si difenda da se stessa, nel senso che la Corte ha ribadito che anche rispetto alle leggi costituzionali, che quindi integrano la Costituzione, ai quali quindi la Corte dovrebbe avere ossequio, ma se le leggi costituzionali infrangono i principi base, i principi fondamentali della Costituzione, la Corte Costituzionale può dire che anche la legge costituzionale è incostituzionale. E quindi abbiamo questa una Costituzione che si definisce rigida proprio perché è portatrice di principi. Un dato importante è che quando la Costituzione fu varata
dalla Costituente del 1948, i primi commentatori pensarono a un testo di norme assolutamente programmatiche, una specie di manifesto di buone intenzioni. Ma poi via via la giurisprudenza ha dato sostanza in positiva a queste norme. Io nasco come professore di diritto del lavoro e quindi mi viene facile l'esempio dell'articolo 36 della Costituzione, cioè quell'articolo per cui il salario dei lavoratori deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e comunque sufficiente a garantire un'esistenza libera e dignitosa al lavoratore e alla sua famiglia. Bene, questa sembrava la norma più astratta, più programmatica, più di buone intenzioni e basta, quando invece è dovuto alla fantasia di un avvocato, perché il diritto sì è applicato ai giudici, ma cammina sulle gambe degli avvocati, portò davanti alla Corte d'Appello dell'Aquila l'idea che questa era una norma precettiva e che quindi erano invalidi tutti quei contratti di lavoro che davano una paga troppo misera agli operai. Poi la giurisprudenza integrò il discorso dicendo che per retribuzione sufficiente si intendeva quella prevista dai contratti collettivi. E così gran parte del contenzioso del lavoro si gioca proprio sul fatto di una rivendicazione di una maggiore retribuzione proprio alla luce della norma della nostra Costituzione. Ma anche tutti i principi che noi vediamo enunciati dalla Costituzione poi sono il parametro attraverso il quale la Corte Costituzionale giudica se una legge è costituzionale o no. Qual è? L'accesso alla Corte Costituzionale è essenzialmente di tre tipi, cioè abbiamo la rimessione di incidentale che fa il giudice. Il giudice che è chiamato ad applicare la legge, ma se ha il dubbio che quella norma sia in contrasto con la Costituzione, non la può applicare, deve rimettere la questione alla Corte Costituzionale, cioè fa un'ordinanza e rimette tutti gli atti alla Corte Costituzionale, la quale valuta se la norma è costituzionale, la cassa, se la norma è dubbia, la interpreta, e quindi poi la rimanda al giudice che farà applicazione. Poi c'è il conflitto tra i poteri dello Stato. Per esempio, spesso il Parlamento decide che determinate affermazioni calunniose fatte da un parlamentare non sono perseguibili perché la Costituzione garantisce che la libertà parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. E allora il Parlamento dice sì, è vero che quello l'ha accusato infondatamente di questa pesata, però un parlamentare l'ha fatto nell'esercizio delle sue funzioni. Allora si distingue se l'ha fatto dentro il Parlamento o fuori dal Parlamento. Ma spesso questa distinzione non è sufficiente, perché si dice che le funzioni del parlamentare si esercitano, per esempio, a tutela del proprio territorio dove è stato eletto, anche al di fuori del Parlamento, e spesso quindi queste questioni di conflitto tra il giudice che vuole perseguire il parlamentare in base a una querela che è stata fatta dalla parte offesa e il Parlamento che invece l'ha assolto, è un conflitto di poteri che viene avanti alla Corte Costituzionale. E poi c'è l'accesso in via diretta alla Corte Costituzionale da parte della Regione. Se la Regione si trova di fronte a una legge statale invasiva dei propri poteri, può chiedere che quella legge
dello Stato si è dichiarato costituzionale. Più spesso è lo Stato che invece trova gli straripamenti, diciamo, di potere da parte della regione rispetto alle riduzioni statali. In realtà, con la riforma della Costituzione del 2001, si è detto che le regioni hanno tutti i poteri, meno quelli riservati allo Stato. Ma quelli riservati allo Stato sono così invasivi che praticamente le regioni possono fare per poco. E questo è un grosso problema, perché noi abbiamo dei principi forti che sono un po' un capestro: la tutela della concorrenza, l'ordinamento civile, e quindi tutto lo status dei dipendenti pubblici o privati, eccetera, è tutto ordinamento civile, l'ambiente, è tutto ambiente. Io ho dovuto faticare per far passare una legge della Regione Liguria dove si parlava di controlli particolari che la Regione poteva fare su rivi turbinati praticamente ormai ridotti a fogne a Genova, no? E tutti dicevano no, la Presidenza del Consiglio diceva no, questo è ambiente. La regione non può metterci bocca, ma sul presupposto che questa era una tutela maggiore rispetto a quella che dava lo Stato, questa norma della regione che era stata approvata all'unanimità dal Consiglio regionale, che era sacrosanta, siamo riusciti a farla passare. Ma perché ambiente è tutto, non c'è neanche una differenza tra la difesa delle acque come purezza, come qualità, eccetera, e la difesa dall'acqua che esonda, no? E allaga, eccetera. È tutto compreso in questa mega categoria dell'ambiente. Così questa mega categoria della concorrenza ha fatto sì che siamo stati costretti a dichiarare costituzionale leggi che tutto sommato meritavano invece di essere mantenute, come quella, non mi ricordo in quale regione, che chiedeva la chiusura totale dei negozi almeno per 6 giorni l'anno. Però c'è la concorrenza e quindi non si può fare. O non so, le leggi che quando c'è un avvicendamento sulla concessione di beni pubblici, pensiamo per esempio ai litorali, no? Agli stabilimenti balneari, eccetera, di dare almeno un risarcimento, diciamo un'indennità a quello che è costretto a cedere la cosa. Anche questo, no, è violazione della concorrenza. Quindi diciamo che soffriamo un po' di queste mega categorie che non consentono all'apparato delle regioni di esprimersi. Il progetto di legge di riforma costituzionale che è stato bocciato l'anno scorso, per esempio, toglieva la competenza concorrente, cioè quando la regione può legiferare ma nell'ambito dei principi generali dello Stato. Ora, secondo me questa è una concezione un po' ottocentesca, nel senso che i principi generali non ci sono, quello che è interessante è proprio la sperimentazione di modelli diversi, ma questa forse lì l'errore fu di fare un referendum unico e non spacchettarlo su diversi profili, per cui poi la questione è stata buttata un po' in cacciata con la politica, eccetera, e quindi
l'esito del referendum è quello che sapete. Dunque, una cosa voglio sottolineare, perché spesso i giovani non hanno coscienza di questo, cioè della continuità del nostro ordinamento. Noi abbiamo ancora delle leggi del 700, dell'800 vigenti nel nostro paese, perché il passaggio dalla monarchia alla repubblica è stato un passaggio che non ha avuto una soluzione di continuità, perché col decreto Lopez-Veneziale 98 del 16 marzo 46 il luogotenente generale del Regno fece un decreto con il quale indiceva il referendum istituzionale monarchia o repubblica, e poi così diceva le elezioni per l'assemblea costituente. E la festa della Repubblica il 2 giugno, proprio perché il 2 giugno del 46 si sono tenuti 7 istituzionali. Chi era il luogotenente generale del Regno era quello che poi è diventato re Umberto II, perché all'epoca Vittorio Emanuele III era, diciamo così, esiliato in Egitto, e quindi tutto era detto dal figlio come luogotenente. Quindi noi abbiamo, con tutte le strane fonti, l'ordinamento giuridico, anche non soltanto i leggi dei decreti, ma anche il decreto, luogo tenenziale, è questo. Che poi il luogo tenenziale ha abolito l'ordinamento corporativo, no? Ci sono stati tutta una serie di decreti luogotenenziali che nel dopoguerra hanno consentito la continuità dell'ordinamento e il passaggio quindi al regime repubblicano. Dicevo prima che la nostra è una costituzione sociale, diversa dalle costituzioni settecentesche, dalla costituzione americana, ad esempio, che è una costituzione puramente liberale. Noi abbiamo, c'è un progetto nella nostra che forse oggi merita di essere ripensato e attuato. Nel 1950 è stata fatta la riforma agraria, cioè chi aveva più di 500 ettari doveva cedere l'eccedenza allo Stato, che poi la ripartiva tra quelli che beneficiavano appunto di questa concessione del terra. Fu una cosa molto contestata, anche e soprattutto dai tecnici, perché dicevano: ah, non ha senso frammentare la proprietà agraria, perché frammentare la proprietà agraria non consente le colture estensive. Tutto sommato i tecnici avevano ragione, in quanto poi molte di queste piccole proprietà sono state abbandonate, anche il Lazio è costellato di case coloniche abbandonate, eccetera. Ma c'è un dato che i figli di quei contadini hanno studiato all'università. Quindi la costituzione sociale è proprio questo, cioè non rifugiarsi in un, diciamo, gerarchia di valori soltanto tecnici, no? Ma avere riguardo anche a quella promozione che può essere fatta. Io mi ricordo che ero stato invitato dal governo brasiliano per delle conferenze, e una volta c'era un ufficiale con il ministro, eccetera, mi disse: ma perché non fate la riforma agraria? Cioè, non pare tutto, perché un argomento tabù. C'era solo una giovane giudice del lavoro vicino a me che mi diceva: professore, continui, sentiamo che dice. Sentiamo che dice il ministro. E questo rispose giustamente come mi dicevo, che non aveva senso, eccetera. E gli portai proprio questo esempio. E io ricordo da bambino le discussioni tra mio nonno, che era professore di agraria, che quindi era per
dato tecnico, e mio padre, che invece era portatore di istanze sociali, che diceva no, ma questa va fatta, la riforma agraria, eccetera. Ma poi ancora negli anni 60, quindi negli anni 60 c'è stata la razionalizzazione dell'ente. Perché sostanzialmente l'avere accesso all'elettricità era considerato un diritto che non poteva essere, diciamo, condizionato all'antielettricità di fare una linea elettrica per portare la casa comprare l'elettricità a un casolare, no? Che poi avrebbe pagato poco con utenza, però appunto l'Enel invece si prefiggeva questo. Quindi noi abbiamo avuto una storia di grandi interventi da questo punto di vista, conformi all'articolo 43 della Costituzione, che prevede proprio che i fini di utilità generali possa essere incisa anche la proprietà privata. Tutti i problemi che sono stati posti all'epoca alla Corte Costituzionale e che oggi con l'attuale giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, no? Sarebbe forse non tanto semplice poter difendere. E infatti noi abbiamo un po' assistito a un appannamento della funzione sociale del nostro ordinamento proprio alla luce dei principi liberisti della Costituzione Europea, perché la Costituzione Europea nasce come una cosa, come un accordo commerciale, come la liberazione dei mercati, e c'è l'auspicio che invece nasca anche una Costituzione sociale europea. Sì, c'è la Carta di Nizza, che è poi diventata con il Trattato di Lisbona parte dell'ordinamento europeo, però anche lì abbiamo i principi sulla dignità della persona, la libertà, tutto un elenco di libertà della persona, eccetera, ma anche lì non c'è nulla in termini di tutela del welfare. Questo è un grosso problema, il fatto che non ci sia una uniformità di istituti sul welfare a livello europeo, e che non ci sia una politica di contenimento delle multinazionali, dove sì, ci sarebbe la disciplina antitrust, ma la disciplina antitrust non riesce a incidere quel livello. Quando siamo di fronte a delle multinazionali che hanno i bilanci più forti di quelli degli stati, il problema, no? Si pone in maniera molto, molto forte. Come sapete, il Parlamento europeo può solo proporre, perché i regolamenti europei vengono fatti dalla Commissione, quindi dai ministri governi dell'Unione, e va detto che se l'Unione Europea ci ha dato la pace per 70 anni, la mia è stata la prima generazione che non ha fatto guerra, dopo secoli e secoli con tutte le generazioni che hanno fatto guerra. Io mi ricordo che avevo 15-16 anni, dice, mi sa che forse lo scappiamo, forse non ci tocca. Ma io quando ero ragazzo, anche perché eravamo in partiti di storia della prima guerra mondiale, pensavo, mamma mia, dovrà essere più in trincea. E poi invece la mia generazione, la prima volta, non ha fatto la guerra, quindi
l'Unione Europea ha dei meriti immensi da questo punto di vista. Ma ciò non di meno una guerra sotterranea sulle fonti energetiche, sulla concorrenza, purtroppo la politica, anche a livello di politica estera comune, ci sono accordi significativi. E quindi noi dobbiamo essere in una fase assolutamente propositiva rispetto a quelli che sono, che è il disegno della nostra Costituzione, e anche in vista di una, diciamo, di uno sviluppo dell'Europa in senso più sociale. Uno degli articoli che tu trovate citato nella sentenza della Corte Costituzionale è l'articolo 3, perché dal principio di uguaglianza la Corte Costituzionale ha ricavato con importante decisione il principio di ragionevolezza. Cioè, se una norma è ragionevole non può tutelare l'uguaglianza. E con questo salto logico, diciamo, la Corte Costituzionale si arroga il diritto di valutare tutte le leggi in termini di ragionevolezza. Per esempio, c'era una norma per cui la prescrizione del reato di incendio colposo era più lunga, quindi si prescriveva con più ritardo rispetto alla prescrizione del caso incendio doloso. Allora questo portava a dire uno magari che per avere la norma prescritta dice no, io ho fatto apposta, non è stato un caso, non so proprio da nessuno perché almeno si prescriveva. E allora la Corte ha detto che questo è ragionevole, ha unificato la prescrizione, che in realtà che faccio questo esempio. Ma ci occupiamo anche di cose curiose. Proprio l'altro giorno, martedì, è stata varata una mia sentenza sul problema dei parcometri. Perché che succedeva? Che uno metteva il parcheggio, pagava per un'ora, no? E allora, secondo una certa interpretazione della norma, ogni ora scattava la multa di 25 euro, perché la legge diceva che alla fine di ogni periodo scatta la sanzione, no? Allora, mentre nella sosta, nel divieto di sosta permanente è di 24 ore, quindi se uno la lascia alle 23 di sera gli possono fare soltanto la multa, la seconda multa alle 23 del giorno dopo, e se uno la mette per un'ora, ogni ora gli poteva fare. E c'è uno che ha avuto tre multe in tre ore e si è rivolto al giudice di pace, mi pare, di Verona, il quale ci ha rimesso la questione alla Corte. Allora, me la sono cavata con la sentenza interpretativa, nel senso di dire che per periodo non si intende quello prestabilito o dal disco orario o dal ticket, ma il periodo entro il quale vige quella regola, secondo il regolamento comunale. In alcuni regolamenti comunali, non so, la sosta è vietata, è tariffata, come si dice, dalle 8 all'1 e poi riprende dalle 16 alle 23, non so, allora sono due periodi, no? E quindi quello delle 24 ore vuole le due multe, ecco, ma non sono una regione, ecco, tanto per ricordare la norma, ecco. E spesso la Corte fa questi interventi un
po' manipolativi sulla norma, che la può solo interpretare se il senso della norma corrisponde a una possibile diversa interpretazione, oppure è costretta proprio a riformulare completamente la norma. Adesso per esempio proprio sempre martedì abbiamo lavorato una norma che riguarda i militari per il sindacato, per la costruzione dei sindacati dei militari, che prima c'era, finora c'è soltanto il COCER che ha una sua particolare regolamentazione, ma noi abbiamo detto che mantenendo la validazione da parte del Ministero sullo statuto dei singoli sindacati, anche questi possono essere costituiti. Questo in applicazione di norme europee che prevedono che dovessero precisare, quindi c'è stato già Spagna, in Belgio, eccetera, c'erano stati già in questo senso. Noi poi assistiamo a una fase storica molto importante dal punto di vista del diritto, perché secondo me c'è una sorta di avvicinamento tra la logica della legge di common law che sta essenzialmente nei paesi anglosassoni, in Inghilterra, negli Stati Uniti, dove il giudice non applica delle leggi in quanto tali, ma il giudice interpreta, scopre la norma nell'ordinamento, e quindi è la giurisprudenza che fa da padrona, cioè la giurisprudenza che crea la norma. Noi invece nell'Europa continentale abbiamo, non so se per disgrazia o per fortuna, la tradizione napoleonica, perché il diritto prima di Napoleone era una scienza come la medicina, come la matematica, e il giudice attingeva questa scienza per motivare le proprie decisioni. Napoleone dice: no, è troppo complicato, facciamo un codice di istruzioni per l'uso, no? Il giudice non è più quest'uomo saggio che applicava questi principi di una giustizia elaborata dai giuristi, ma il giudice è diventato un funzionario, la bouche de la loi, la bocca della legge, perché c'era l'istruzione per l'uso, il codice, no, e doveva soltanto applicare il codice. Tanto che in Francia furono aboliti gli avvocati, dice non servono, c'è il giudice che guarda il codice. Poi tutto è rinato perché queste norme andavano interpretate, quindi sull'interpretazione delle norme si è creato questo regime attuale. Adesso abbiamo una pluralità di corti che hanno un potere quasi legislativo, e quindi dalla Corte dei diritti dell'uomo alla Corte di giustizia di Lussemburgo, la Corte costituzionale, le varie corti costituzionali di tutti i paesi europei, e quindi assistiamo di nuovo al fenomeno di un diritto di matrice giurisprudenziale. Quindi in particolare la Corte di giustizia dell'Unione Europea, la Corte di Lussemburgo, è diventata un produttore di norme giuridiche. E si
parla di dialogo tra le corti perché ci sono appunto molti problemi che creano sinergie ma anche contrasti tra l'interpretazione delle diverse Volevo tornare alle norme sociali. L'articolo 38. I lavoratori hanno diritto che siano prevenuti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Andiamo all'indietro, all'articolo 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Una volta le donne avevano una retribuzione inferiore. E erano escluse dalla magistratura. Mia madre è stata la prima donna avvocato a Perugia. Siccome era un po' femminista, chiese di sospendere un'udienza perché mi doveva allattare. E all'epoca difendevano gli avvocati di Perugia nel 46, prima dell'amnistia di tutti gli altri, difendevano i condannati a morte. Perché ancora sono condannati a morte che venivano date la Repubblica del Nord. E la Cassazione le annullava e le mandava a corte d'assise più miti come quella di Perugia. Però gli avvocati di Perugia ci prendevano i condannati a morte. Certo, poi il diritto ha bisogno di norme chiare. Parlavamo dell'amnistia di quegli altri e mi raccontava mio padre di aver sentito un avvocato che rispetto alla norma che escludeva dall'amnistia soltanto i delitti particolarmente efferati, diceva sì, il delitto è efferato ma non particolarmente. Quindi il legislatore deve stare molto agli appelli quando legifera. L'articolo 41. L'iniziativa economica privata e libera non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo di arrecare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Terzo comma dell'articolo 42, la proprietà privata può essere nei casi preveduti dalla legge salvo indennizzo espropriata per motivi di interesse generale. L'articolo 43, ai fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire mediante espropriazione salvo indennizzo determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali. Articolo 44, al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo, la legge può imporre obblighi vincoli alla proprietà terriera privata, eccetera. Tutte queste norme danno l'idea di una funzionalizzazione della proprietà privata a fini sociali. Ecco, noi abbiamo avuto
negli anni 70, 80, una economia che sostanzialmente era pubblica al 75%, le principali banche, tutte le casse di risparmio, l'impresa, l'industria era per la maggior parte dell'IRI, la Finmeccanica, la Fincantieri, la Finsider, tutte. E qui c'erano anche banche che non erano pubblici ma erano comunque di proprietà dello Stato tramite l'IRI, ma non c'era solo l'IRI, c'era l'EFIN, l'ECAM, no? Ecco. Poi c'è stata la ventata delle liberalizzazioni e quindi si è appannato quella idea di terza via che si aveva come il modello italiano, cioè una via di mezzo tra uno Stato liberale e uno Stato socialista garantito proprio dall'intervento dello Stato nell'economia. Tutto questo anche alla luce dei principi europei è comunque stato messo in secondo piano, ma forse in una Europa più sociale questa gamma di valori forse potrà essere ripresa. Grazie. Fenomeno di delocalizzazione delle imprese, soltanto in Romania sono più di 100.000 imprese.
e gli economisti continuano a differenziare quella che è la retribuzione da lavoro da quella che è la retribuzione, diciamo, assistenziale, per cui cassa integrazione, mobilità, disoccupazione, eccetera, finiscono per pagare il non lavoro sulla base di un'idea bella industriale che l'assistenza non deve inquinare la logica di mercato. Io da molti anni vado sostenendo che invece il sistema dovrebbe integrarsi, cioè dove ci siano produzioni a rischio, che quindi sono, diventano antieconomiche nel nostro sistema, vengono quindi delocalizzate le imprese che fanno le produzioni, forse invece di chiudere le imprese e pagare i lavoratori che non lavorano dal punto di vista assistenziale, sarebbe meglio poter integrare quelle produzioni. Ma anche questo è un principio che poi deve passare al vaglio della Commissione europea, perché potrebbe essere considerato un aiuto di Stato, no? E quindi incontrare queste opposizioni. Guardate che molti dei problemi di questa fase storica sono dovuti al mancato adeguamento di normative importanti rispetto al cambiamento della realtà sociale. Cioè noi sia nella previdenza che le retribuzioni, eccetera, abbiamo delle norme, diciamo, di origine antica, ottocentesca. Per esempio, perché i contributi e le ritenute IRPEF devono essere valutate sul singolo lavoratore, quando ormai le imprese che hanno molti lavoratori sono quelle che hanno meno profitti. Una volta, se uno aveva 1000 dipendenti, era più forte di uno che aveva 100. Oggi spesso è però contrario. E allora forse contributi, perché sono il 100% della retribuzione, di quello che... Cioè, per fare avere 1,20 euro a un lavoratore, ore spendo 2000 e in questi 2000 in questi altri 1000 ci stanno al 33% di contributi per il 20%, perché il si calcola non sul netto, si calcola sul prodotto, quindi sono su 2000 e anche tutto l'IRPEF per il welfare. Allora perché il welfare deve essere mantenuto dalle imprese più povere e non dalle imprese che invece fanno maggiori profitti? No, questo è un problema che si dovrà affrontare di adeguamento alla nuova realtà, dove il lavoro è diverso, comunque è più precario, dove il lavoro manca, dove il lavoro è più specializzato, no? Rispetto a come era una volta, dove tutto si faceva soltanto con le braccia. Lo stesso problema di norme inadeguate è questo che si propone sui soldi e sull'immigrazione. Cioè un fenomeno così importante, un fenomeno epocale come quello dell'immigrazione, non può essere regolato sulla base di istituti di origine studentesca come l'asilo politico di uno che deve mettere materialmente ieri quello il territorio per poter chiedere asilo e il soccorso in mare, che è un altro istituto antico. Sono, come poi sono le polemiche di questi giorni, però sono tutti, siamo di fronte a una serie di istituti applicati al di là di
quella che è stata la loro originale razza, no? E che sono, non sono i giovani. Sullo Ius Soli c'è molta polemica. Io devo dire questo, che ho conosciuto una cittadina americana che aveva chiesto la cittadinanza italiana e che si era preparata tutto sulla Costituzione italiana, sull'Unione Nazionale, sulla storia d'Italia, eccetera, pensato di doversi sottoporre a un colloquio così, invece si è preso l'ufficio a questo tipo di allora capite che il problema non è ideologico, il problema è di come si fanno in concreto le cose. Dunque, l'attualizzazione della Costituzione, per esempio, ho detto che dal punto di vista della riforma costituzionale, io penso che le materie di legislazione concorrente servono soltanto a far sfondare la sentenza della Corte Costituzionale, che non abbia una materia che non ha una propria giustificazione in una situazione dove è più importante la sperimentazione di modelli diversi che non la mera attuazione di principi che poi hanno un po' un carattere illuminista, questo direi che si debba attuare dei principi. Nella società moderna così matematica, eccetera, i principi non ci sono e vanno ricercati nelle esperienze. Bene. Da richiedere una mia curiosità. Di recente varie forze politiche hanno proposto il cosiddetto vincolo di mandato, che però è molto controverso perché pare essere incostituzionale per definizione. Lei, che fa parte della Corte Costituzionale, cosa ne pensa? Grazie tanto. Altri? Facciamo due domande insieme, magari. Buongiorno professore, io sono Matteo Ferrari di Guadà e volevo chiedere se, visto che oggi molti si chiedono se potesse essere modificata la normativa che regola la legittima difesa, una tale modifica potesse essere conciliata con il rispetto dei principi della Costituzione. Salve, sono Ilaria Sardella di Prima C e la mia domanda è la seguente. Oggi giustamente si parla di diffondere nelle scuole la conoscenza della Costituzione e dei principi del nostro ordinamento. Ma perché quindi non si affronta lo studio nelle scuole di tali contenuti in maniera tecnica, ossia per esempio introducendo nelle scuole lo studio delle materie giuridiche? Grazie. Allora, il vincolo di mandato. Il problema è che cosa si intenda, nel senso, si vuol dire che non si può cambiare gruppo parlamentare? Beh, forse questo potrebbe essere accettabile. Si vuol dire che i deputati sono tanti soldatini che devono tutti votare come dice il
rispettivo organo di partito, il capogruppo parlamentare? Forse no, perché allora non servirebbe il Parlamento, allora basterebbe avere tanti punti, no? Quando persone si mettono al tavolo, io ce n'ho 300, io 200, c'è chi, no, non servirebbero i parlamentari. Quindi è una materia ovviamente molto delicata, ma dipende da che cosa si vuol fare. Certo, il fatto che in passato alcuni parlamentari abbiano cambiato casacca in quanto sono stati poi retribuiti o comunque hanno avuto vantaggi di altro tipo, è qualche cosa che assolutamente avverrà. E quindi vedremo se sarà fatto, come sarà costruita, insomma, questa norma. Che significa essere giudice della Corte? Beh, uno sente una grande responsabilità. Devo dire che finora, almeno nella mia esperienza, non ci sono stati momenti particolarmente divisivi nell'ambito della Corte. Ma se arriviamo a problemi come questi indicati, che sono il mandato, eccetera, no? La responsabilità si sentirà molto, molto forte. Devo dire che questa composizione della Corte attuale non è particolarmente conflittuale all'interno, a differenza di come invece c'è stato in passato, dove c'erano, ho sentito storie di grandi conflitti interni. E soprattutto non c'è nessuna traccia delle provenienze politiche dei diversi giudici costituzionali. Cioè mai una volta, ormai sono 2 anni e mezzo, non sono la Corte, è trapelato il minimo riverbero, diciamo, di una identità politica nell'ambito delle decisioni dei giudici. Perché a quel punto tutti si sentono investiti di questa funzione e siamo circondati da sufficienti garanzie per poter rispondere solo alla nostra coscienza. La legittima difesa. Ma qui il problema in realtà è di come i giudici interpretano le leggi. Spesso il problema è enfatizzato dai giornali. Cioè, quello gli stava rubando il suo negozio e quello l'ha ammazzato, ma mi pare giusto ammazzare uno anche se un ladro, così, sì. Ma come uno è possibile che non si possa difendere a casa sua, no? Poi si vede che questo andare in corso e gli ha sparato alle spalle, allora il discorso, no? Cambia. Quindi c'è un po' questo problema, che la legge spesso vuole intervenire per correggere alcuni principi giurisprudenziali. Nella mia esperienza di professore, di avvocato al lavoro, ho fatto per 45 anni l'avvocato, nel lavoro, c'è stato spesso questo, diciamo così, tra virgolette, dialogo tra legislatore e giudici, per cui per esempio sulle causali dei contratti a termine. C'erano alcune pronunce giurisprudenziali un po' fantasiose, per cui alla fine si creava un panico nelle imprese e quindi il giudice il legislatore interveniva a correggere determinati, cercando di vincolare il giudice. Il problema è che spesso abbiamo delle pronunce
proprio dalla magistratura un po' ideologizzate, e quindi questo fa sì che poi il legislatore si deve intervenire per correggere alcuni atteggiamenti, creando delle presunzioni legali in un senso o nell'altro. Ma tutte le volte che si fanno le presunzioni legali poi il problema si complica, come cioè, era stato proposto che uno poteva ammazzare il ladro se entrava di notte, no? Ecco, poi in realtà se poi di notte entra un figlio che torna tardi, non so, ci può essere il problema. Come è stato per questo atleta paralimpico, no? Che ha ammazzato la fidanzata. È tutto molto delicato, quindi è tutta colpa di Napoleone in realtà, perché l'idea che dicevamo prima di avere tutto un codice scritto, no? Per i giudici, e quindi far sì che il giudice sia soltanto la bocca della legge e non una persona capace di valutare serenamente poi il conto di una fattispecie concreta, fa sì che si vuole riportare tutto a livello di, appunto, di uno schema legislativo che stabilisca esattamente ogni fattispecie, il che un po' contro natura da un certo punto di vista. Quindi proprio su questa materia si scarica quindi tutta l'incongruenza di un sistema giuridico che ha bisogno di evolversi. Va detto che in alcuni casi, proprio per la formazione dei nostri giudici, con mia sorpresa ho sentito dire più volte che i giudici vogliono legiferare perché hanno paura di assumersi troppe responsabilità decisionali. E questo è un problema, perché forse abbiamo bisogno di una classe di giudici più abituata a prendersi responsabilità più piene nell'amministrare la giustizia. L'educazione civica fu introdotta anni fa, poi affidata ai professori di storia che però non le insegnavano. Non è solo il problema dell'educazione civica, è proprio il problema di una formazione giuridica che a mio avviso non dovrebbe mancare. C'è un sistema di principi, di logica, di ragionamento, eccetera, che può concorrere al di là dell'informazione sulle singole norme, ma può concorrere proprio come materia a una formazione intellettuale, anche perché poi tutti nell'ordinamento si occupano di leggi. Gli agricoltori stanno sempre a consultare gazzette ufficiali e gli ingegneri non ne paghiamo, no? In fondo i medici e i dirigenti amministrativi. Quindi diciamo il diritto in realtà permea tutta la società, e quindi l'esperienza che posso dire è che i più leculei sono i non giuristi, nel senso che il diritto, lo studio dei principi giuridici insegna ad interpretare la norma secondo determinati principi. Chi non ha questa formazione è troppo ancorato al dato formale e diventa più cavilloso che non.
sono Giuseppe De Luca della classe 4A. Per le elezioni del 4 marzo si è applicata l'ultima modifica del sistema elettorale. Quindi le chiedo se secondo lei tali modifiche sono state utili o se ne sono necessarie di ulteriori. Buongiorno signor giudice, sono Lorenzo Scapassini, seconda F, e volevo chiedere, in merito al diritto all'autodeterminazione terapeutica, come si può rapportare sul tema della libera educazione e dell'eutanasia? Padre Giorgio, sono Giorgio Pacci della classe 4A. Durante l'ultima controllo di istruzione. Durante l'incontro con gli studenti della LUIS abbiamo trattato dell'articolo 41 bis del codice penale e ho notato che a volte hai messo diverse sentenze per quanto riguarda questo articolo. Potrebbe spiegarci quindi i motivi che hanno portato a una così elevata riduzione dei diritti patrimoniali dell'uomo? Buongiorno, sono Domenica Domenica Centri della classe seconda D e la mia domanda riguarda le uguaglianze tra i sessi. Nonostante siano stati fatti verso i trattenti normativi, secondo lei si potrebbe fare qualcosa di più? Allora, il sistema elettorale, l'attuale legge crea un bilanciamento tra il sistema proporzionale e il sistema maggioritario. Allora, molti hanno criticato la legge perché non consentiva il voto disgiunto tra l'elezione fatta nell'uninominale nei collegi e il partito invece che si andava a votare nel proporzionale. Ma l'intento della legge non era quello di dare una rilevanza, diciamo, autonoma ai collegi uninominali, ma era soltanto un sistema per creare un collettivo maggioritario. Perché per l'uninominale, come sapete, i voti contrari si annullano, i voti, diciamo, delle minoranze si annullano, no? E quindi c'è un vantaggio maggioritario. Così come la previsione delle coalizioni anche militava nel senso di questo collettivo maggioritario. Io, ma dico un'opinione assolutamente personale, sono per un proporzionale puro e se dovessi auspicare un sistema penserei a dei collegi uninominali a garanzia degli interessi territoriali e delle liste anche con le preferenze a livello nazionale dove vengono rappresentati interessi che non hanno dimensione territoriale, perché la politica estera, la politica militare, la politica industriale, eccetera, non hanno una dimensione territoriale. E quindi perché devono essere espressi soltanto da chi è portatore degli interessi del territorio? No, quindi un mix. Invece in questa legge anche il proporzionale era per collegi territoriali, no? Ecco, quindi l'idea di un collegio unico nazionale per i portatori di interessi, di lobby, legittime, no? Così forse sarebbe la soluzione migliore. Quindi un po' il passo di questa legge è stata proprio dovuta a questa mancanza di un principio unitario, che infatti, come avete visto, tutta la crisi è dovuta al fatto che c'era una coalizione che si doveva spaccare come si è spaccata per consentire forme di alleanza di tipo diverso. Ah, sull'eutanasia. Beh,
come sapete il limite è quello dell'accanimento terapeutico, no? Se l'accanimento terapeutico fosse visto dai giudici in termini diciamo un po' più ampi di come lo interpretano, forse basterebbe da sé. Poi c'è il problema di chi aiuta il suicida, che è un grosso problema che verrà adesso all'esame della Corte. E anche lì forse si dovrà fare, come fa spesso la Corte in questi casi, un bilanciamento tra diversi principi e diversi problemi. Ma pensateci, in alcuni stati il suicidio è considerato un reato, per cui chi poi ha un ripensamento finisce in galera perché ha pensato di suicidarsi. Da noi invece viene riconosciuto il disvalore al suicidio, ma non è considerato un reato proprio per evitare che chi ci ripensa poi ce l'ha anche che sorridere, che mi scorre, ma ammazzo, se no poi scontare la pena per aver tentato di ammazzare. Quindi sono concetti che non si possono tagliare con l'accetta, no? E che rispetto ai quali bisogna trovare un bilanciamento. Come anche c'è un bilanciamento sul 41 bis, perché è chiaro che l'idea che un boss possa continuare a fare legge all'interno del carcere, a essere com'era, il padrone del carcere. Io ho fatto un esame di diritto al lavoro al posto del Circeo, che era il padrone del carcere, e non stava ancora però bisogna conoscere bene la realtà carceraria per rendersi conto di questo. Noi per esempio abbiamo fatto sul problema dei carcerati che non possono avere libri eccetera perché c'è paura che ci siano messaggi sui criminali segnati con cose eccetera eccetera. Abbiamo detto che appunto ci deve essere questa libertà, no? Di poter avere l'accesso a pubblicazioni. L'uguaglianza dei sessi, beh, la nostra Costituzione direi è massima. Se pensate che in Svizzera le donne hanno avuto il diritto di voto soltanto negli anni 70, perché si diceva che l'uomo esprimeva il voto familiare e quindi riassorbiva anche il voto della Corte. La sentenza della Corte storica è quella sulla non punibilità dell'adulterio della donna, perché la donna adultera era sottoposta a procedimento penale e l'uomo no. Questa è stata una delle storiche decisioni proprio. Quando c'era una precedente sentenza della Corte Costituzionale più risalente che diceva no, in fondo tutto è giusto, perché limitavano alcune valutazioni su quello che era il comune sentire dal punto di vista sociale. Cambiato il sentimento
sociale rispetto a questo tipo di comportamenti, anche la Corte all'epoca fece una sentenza, nel senso sia volere che altro. Grazie. Abbiamo avuto tante risposte e tante domande anche, bene, grazie a tutti, allora molto grazie al giudice, buon lavoro. E per la prossima volta voglio una bella ricerca sulla Corte Costituzionale. Psst, ehi! Sì? E ora che facciamo? Wikipedia? No, no, lo sai che la prof controlla sempre lì. Ehi, ma se facessimo un video? Ah, zitto tu! Ehi, ma se facessimo un video? Ah, ottima idea. Ok, perfetto. Ci serve qualcuno che conosca la Corte come nessun altro. Qualcuno di famoso. Tipo i componenti della Corte Costituzionale? Genio! Aspetta, ma io non ho una telecamera. Neanche io. Ok, perfetto, sei preso. E come entriamo nel palazzo e raggiungere i ranghi più alti? Amico mio, dimentichi che siamo studenti. Potere dello studente, attivati! Qual è il valore delle educazioni costituzionali nei piani formativi? Proposti dalla scuola, ovviamente. Ma io credo che sarebbe un enorme valore se ci fosse un'educazione costituzionale. Quello di cui io mi lamento sempre è che non c'è nella scuola media inferiore e superiore una adeguata preparazione costituzionale, perché la Costituzione è il breviario giuridico di ogni cittadino, quindi ogni cittadino dovrebbe avere questo grande sussidio in cui si precisano i diritti e i doveri, i valori che sono segnati molto efficacemente all'interno dei 139 articoli della Costituzione. Voi sapete che sono 15 i giudici costituzionali, 5 sono giudici eletti dalle magistrature superiori al loro interno, 5 sono eletti dal Parlamento, ma devono essere o professori universitari di materie giuridiche o anche avvocati che abbiano esercitato l'avvocatura per almeno 20 anni. Oppure sono eletti dal Presidente della Repubblica, che generalmente attinge al grande serbatoio dei professori ordinari nelle facoltà di giurisprudenza di materie giuridiche. Che cos'è la Corte Costituzionale e qual è il suo compito? Vedi, la Corte Costituzionale è un organo che c'è in tanti paesi che ha una finalità precisa: garantire i diritti previsti dalle Costituzioni davanti a chi fa le leggi, che spesso nel fare le leggi viola questi diritti oppure non cambia leggi precedenti che li violavano. Prendi il caso dell'Italia. L'Italia è arrivata alla Costituzione e quindi alla Corte Costituzionale dopo decenni di regime fascista, e in quegli anni erano passate tante leggi che erano rimaste, che sono rimaste per anni. Pensa che ancora nei tardi anni 60, quando stava per scoppiare il 68, il movimento femminista, in Italia c'era ancora una norma nel codice penale che diceva che la donna, la moglie che commette adulterio è punita come reato, mentre il marito no. Allora è la Corte Costituzionale che nel 68 dice che questa cosa è contro la Costituzione, perché è una discriminazione in base al sesso, perché la moglie deve essere punita e il marito invece no. Soprattutto la caratteristica del lavoro qui è data da quello che noi chiamiamo il principio della collegialità. Tu non decidi da solo, tu devi tener conto delle opinioni degli altri.
ciascuno di noi è responsabile di un caso, viene affidato, c'è un presidente che dice questo caso lo affido al giudice A, questo caso lo affido al giudice B, e poi questo è il primo che se lo studia e che fa la relazione agli altri e fa delle proposte agli altri. Però sono le sue proposte e alla fine si decide in 15 e si impara a tener conto delle opinioni di tutti. Il bello di questo mestiere, sai, io ho fatto anche politica, no? In politica a un certo punto tu rappresenti una posizione che è quella. L'altro tira fuori argomenti molto persuasivi contro quello che te avevi detto, ma te non cambi idea perché i tuoi elettori ti hanno chiesto quello, perché il tuo partito ti ha chiesto quello, te non cambi e quindi diventa una specie di dialogo tra sordi. Qui no, qui noi non abbiamo posizioni precostituite, non c'è nessuno fuori dalla Corte a cui rispondiamo per quello che qui pensiamo e decidiamo. E quindi se te mi dimostri che io stavo dicendo che 2 più 2 fa 5, se no guarda che fa 4, e io ne devo prendere atto, e anche se ero il relatore del caso, potrà succedere che il caso viene deciso in base alla tua opinione e a quella degli altri, non in base alla mia. È una bella lezione questa qui, sai, è una bella lezione per tutti, perché io mi ricordo che un grande autore che ha studiato la civilizzazione, Elias, scrisse una volta, dice, che differenza c'è tra noi e le palle del biliardo? E dice, le palle del biliardo si incontrano e quando si lasciano sono esattamente come erano prima. Quando ci incontriamo noi, dopo che ci siamo incontrati, qualcosa di diverso che ciascuno di noi ha preso dall'altro ci deve essere. E questo qui lo impari veramente. Il percorso che dovrebbe intraprendere uno studente, un percorso formativo per entrare a lavorare nella Corte Costituzionale o comunque intraprendere il percorso lavorativo del giudice? Certo. Lo studio del diritto è fondamentale per poter accedere a tutte le magistrature del nostro paese e anche alla Corte Costituzionale. I giudici della Corte Costituzionale, come forse sapete, sono scelti da organi diversi dello Stato, ma tutti devono essere giuristi, quindi tutti devono avere una formazione specifica nel campo del diritto e quindi se uno studente ama il mondo delle istituzioni, ama il mondo della Costituzione, vuole seguire questo percorso, deve studiare giurisprudenza, quindi deve fare le sue scuole superiori e entrare in una facoltà giuridica e poi da lì avviarsi a un percorso che può essere diverso perché può diventare avvocato, può diventare magistrato, può diventare, come è stato nel mio caso, professore universitario di materie giuridiche, perché questi sono i requisiti che la Costituzione stabilisce come condizioni per essere nominati o eletti giudici della Corte Costituzionale. Qual è il rapporto tra la Corte Costituzionale e la scuola? Se c'è un rapporto, se è solido, se invece va sostenuto? Guardi, un rapporto sta dentro alla Costituzione perché la Costituzione parla della scuola, l'articolo 34 dice la scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore impartita per almeno 8 anni è obbligatoria e gratuita, i capaci e meritevoli anche se privi di mezzi hanno diritto di raggiungere gradi più alti degli studi. E quindi questo è uno di quei parametri, diciamo noi, cioè di quei principi alla luce dei quali la Corte Costituzionale valuta le leggi che le sono sottoposte. E se quelle leggi non sono in contrasto con questi principi, e in particolare con questo della scuola, la Corte Costituzionale, come lei sa, annulla la legge. Quindi questo è il primo rapporto. Poi forse c'è, anche per il fatto che voi siete qui adesso, la necessità di approfondire e rendere viva la conoscenza della Corte nella scuola, della Corte, della Costituzione, del lavoro della Corte nella scuola. Quindi direi che questi sono i due legami più forti e più immediati. È l'articolo della Costituzione che lei preferisce? Io
preferisco l'articolo 3, perché poi l'articolo 3 non soltanto è l'articolo sull'eguaglianza, ma è l'articolo che viene anche assunto come articolo che richiede la razionalità delle leggi, cioè, quindi da un lato richiede leggi che non discriminino, e sotto questo aspetto quindi afferma questo principio fondamentale, che è quello dell'eguaglianza senza distinzioni di nessun genere, ma dall'altro si ritiene che fondi anche l'esigenza che la legge non sia irrazionale, che è un'esigenza fondamentale che consente alla Corte a volte di levare dal sistema, quindi dichiarare illegittime delle leggi che poi appaiono delle vere e proprie storture, insomma. Ma ce ne sono tanti. Quello che mi viene in mente anche per la mia storia è l'articolo 33: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. Ecco, questa libertà dell'arte e questa libertà della scienza e della conoscenza e la libertà di insegnarlo è una cosa bellissima, straordinaria, e la nostra Costituzione lo dice fra l'altro con una forma molto elegante, come avete sentito. È l'articolo 2 della Costituzione, è un po' un unicum della Costituzione italiana. Si parla di diritti individuali, si parla di persona come individuo nelle formazioni sociali, si parla di solidarietà, si parla di doveri, si parla insomma del cuore, che secondo me è intorno al quale ruota tutto il mondo giuridico, che è la persona umana. Il diritto in fondo è tutta un'espressione dell'umanità che cerca di creare delle condizioni di vita sociali dove ciascuno come singolo e nei suoi rapporti possa fiorire, possa fare il suo percorso e dare un contributo alla vita sociale. L'articolo 3 è l'articolo dell'eguaglianza, no? Come sapete tutti sono uguali davanti alla legge, senza... e dal quale articolo poi la Corte Costituzionale ha ricavato il principio di ragionevolezza della legge? Direi l'articolo 3, il primo comma dell'articolo 3, il secondo comma dell'articolo 3, dove si parla di uguaglianza. Ma si parla di uguaglianza non come parlavano le vecchie carte dei diritti, uguaglianza formale. Tutti siamo uguali davanti alla legge. È una grande conquista, ma una prima conquista, soprattutto per chi sostanzialmente, di fatto, economicamente e socialmente non è uguale agli altri di fronte alla legge, ecco che avviene una sorta di frustrazione. È la nostra Carta Costituzionale che si preoccupa anche non di livellare di fatto i soggetti, i cittadini, ma di impegnarsi perché le disuguaglianze di fatto, sociali ed economiche, siano alleviate in ordine ad una società sempre migliore, in una società in cui ciascun cittadino, il ricco e il povero, il sapiente e l'ignorante, si possano sentire a loro agio, possano dire: questa civiltà, questa comunità è mia, in essa mi riconosco. Ma se ti dicessi che mi è venuta voglia di fare l'avvocato, mi prenderesti in giro? Sì. Ah, ok. Però intanto mi informo. Chissà se il futuro mi riserverà un posto in aula. Sì, l'imputato. Ragazzi, e voi cosa ne pensate? Vi è piaciuta la nostra ricerca? Ma con chi stai parlando? Dal Palazzo della Consulta è tutto. Arrivederci e alla prossima. Ok.